Buongiorno a tutti, benvenuti nel video. Oggi parliamo di quello che è successo ieri, magari un po' di quello che è successo ieri agli italiani a Montreal, scusatemi, a Cincinnati. Partiamo dal qui inquadrato, cioè nel senso dal qui inquadrato Musetti che perde contro Cioric 6-7, 7-6, 6-3. Onestamente, beh, non mi è piaciuto Musetti. Lo sappiamo che sui cementi e fuori dalla terra rossa fa difficoltà. Però onestamente battere questo Cioric, che è un giocatore che viene da un infortunio alla spalla, avuto nel 2021-22, non mi ricordo, era un Cioric battibile. Soprattutto per come si era messo il primo set, dove Musetti stava giocando a un livello medio e lo stava massacrando. Era andato avanti 4-1, poi da là è iniziato il rimontone di Cioric e Musetti perde il tiebreak. Allora, secondo me questa partita era importante vincerla, perché al prossimo turno ti aspetta Rafa Nadal, che è il più forte giocatore al mondo. Quindi secondo me sarebbe stata una sfida molto importante per Musetti, perché per dire, se tu perdi 7-5, 6-4 a Nadal, dici ci sta, non ti puoi aspettare che vinca Musetti contro Nadal. Se tu perdi 6-1, 6-2, sono ancora molto lontano, calcolando che Nadal non sappiamo ancora a che livello sarà, perché scende oggi in campo alle 2 o all'1, orario italiano. Se magari perdi 7-6, 6-4, 7-6, 6-7, 7-6, quindi se perdi in 3-7, in 3 tiebreak stai a ottimo, sei a un buon punto. Se vinci stai messo bene, capito? Era più o meno un termometro, un misuratore del livello, perché tu stai sfidando comunque il più forte. E in base a come va la partita puoi più o meno capire a che livello sta. Quindi secondo me sarebbe stato importante sfidare Nadal. Musetti, se non sbaglio, non ha nemmeno mai sfidato. Così almeno avremmo potuto capire. Comunque Musetti si garantisce il seeding agli US Open, perché è tipo numero 29, numero 30 e non aveva punti da difendere qua, quindi si garantisce il seeding allo US Open. Quindi spero che Musetti riesca a fare un terzo round agli US Open, sarebbe molto bello. E questo è, secondo me, visto la partita, Musetti doveva gestire il primo set, cioè il primo set doveva vincerlo. Secondo me vincendo il primo set si poteva vincere anche la partita tranquillamente. E poi andare a sfidare, come detto, subito in precedenza Rafa. Invece uno che fa bene è stato Fognini, che in realtà è l'unico che mi ha convinto. Onestamente Fognini ha fatto una bella partita contro Ramos Vinolas. Comunque un buon giocatore, ragazzi, gli spagnoli sono forti. Secondo me è la miglior nazione al mondo a livello di giocatore di tennis. Perché comunque hanno Nadal, che io sono dell'idea che probabilmente finirà al numero uno al mondo, ma comunque ha vinto due slam, è sempre Rafa. Non è forte come lo era magari 15-10 anni fa, ma a livello tattico è un genio. Non è più veloce come era un tempo, non è più fisico come era un tempo, ma è un genio. Poi ci sta anche Carlos Alcaraz, che ci può stare antipatico, quello, quell'altro, ma è un top player. Ci sta Busta, che ha perso a Cincinnati, ma ha fatto la settimana della vita a Montreal e l'ha vinto. Quindi c'è una bella squadra. Sono contento di Fognini, anche se comunque le speranze italiane dovrebbero stare sui più giovani, non su Fognini, che sicuramente quello che doveva fare lo ha fatto. Fognini ci ha fatto vincere insieme a Bolelli un doppio agli Australian Open. Non so se abbiamo vinto un Masters, mi sembra di no. Ci hanno fatto vincere un doppio agli Australian Open. Comunque Fognini Bolelli è una bella coppia. Ho letto anche che stanno cercando di arrivare alla race per le finals. Di arrivare alle finals. Anche se questa volta sono stati battuti da Kyrgios e Kokkinakis, ma secondo me è la coppia più forte, tra le più forti attualmente. E Fognini poi ha vinto Fognini è uno dei giocatori che ha vinto più partite su terra contro Nadal, 3. Il primo è Djokovic, poi ci sta qualcuno che ne ha vinte 4, poi lui che ne ha vinte 3 insieme a alcuni. Pensate che Fognini ha vinte 3 e Federer 2, per dire. Quindi questo.
Fognini ha vinto Monte Carlo battendo proprio Rafa in semifinale, in finale Raonic. Fognini quello che doveva fare l'ha fatto. Adesso tocca a questi ragazzi, diamogli tempo. Il problema secondo me di questi tre principali è a livello fisico, cioè perché mi sembra strano. Comunque Musetti e Sinner, Musetti è 2003 come Alcaraz, Sinner è 2001, no, Musetti è 2002. Alcaraz 2003, Sinner 2001, cioè a livello fisico dovrebbero starci. Berrettini ha 26 anni, è del 96, sempre sfortunato, ma Berrettini pure secondo me male, eh. Contro Tiafoe Berrettini male, perché comunque ne so ne avere male in risposta, al servizio è bene, ma al servizio gioca bene sempre praticamente. Questo è Resoconti italiano, speranze di vittoria del titolo e di arrivare in fondo remote. Perché Fognini non so fino a che punto possa arrivare. Adesso comunque agli ottavi a Rublev. No, ai 32esimi a Rublev che sarà come scalare il Monte Bianco. Diciamo non come il Monte Everest, ma comunque un Monte Bianco. Sinner se batte un giocatore come Kecmanovic, che comunque è un buon giocatore, e non sono sicuro che lo riesca a fare, deve alzare il livello, perché Kokkinakis, parliamoci chiaro, non è niente di che, eh. Cioè, nel senso, sfortunatissimo, con gli infortuni e purtroppo è un giocatore da doppio, con l'aiuto di Nick, ma in singolo Kokkinakis purtroppo, un po' come Šorić, non sono più molto forti. Kokkinakis, non so se ve lo ricordate, ma aveva battuto Federer 5 anni fa, 4 anni fa, 2018. Quindi se ha fatto così difficoltà con Kokkinakis, gioca a livello che ha giocato contro Kokkinakis, contro Kecmanovic, secondo me perde. Quindi bisogna alzare il livello per fare almeno la sfida contro Ogé. Poi non ti chiedo di arrivare a Rafa, perché comunque dovresti battere Kecmanovic a Ogé, che non è una passeggiata. Per carità, Auger ha preso una batosta non indifferente da Ruud, che ha vinto 3 game. Però comunque secondo me parte favorito il canadese. Sempre se ci arriva Sinner. Quello che a livello tecnico potrebbe vincere un 1000, ma che poi per il momento non ci sta riuscendo, Sinner ha un tabellone infernale. Perché ha Kecmanovic, vabbè, dopo batte. Auger, se stanno entrambi al top, 50-50. E fin là ci arriviamo, vabbè. Dici, becca la partita ottima, batte Ogé. Nadal è un Monte Everest, secondo me, da battere. Per carità, non sarà il Nadal di Parigi, ma comunque è un Nadal che quest'anno è un fenomeno. Cioè, la percentuale di vittoria di Nadal di quest'anno è il 92%, che è altissimo. 35-3, se non sbaglio. Quindi comunque stai sfidando il più forte. Quindi la vedo veramente complessa, onestamente, per gli italiani in quel disinsinnati. Sarei sorpreso se riuscisse Sinner in una semifinale, ma è una mission impossible. Fognini invece contro Rublev è veramente complessa. Quindi vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale che dobbiamo salire a pieno posto, visualizzazione al video, condividetelo che dobbiamo salire. Lasciate like e commentate. Alla prossima!